essenziali di pronto soccorso in vacanza per gli adulti e per i piccini? Dunque, quando andiamo in vacanza bisogna sempre ricordarsi intanto le medicine che utilizziamo comunemente per chi ha delle patologie croniche e quindi ricordarsi quelle, perché poi quando siamo in vacanza trovarle a volte non è sempre semplice. Sicuramente io porterei della tachipirina, che potrebbe servirci per tutti i tipi di dolori, per la gestione della febbre. Sicuramente porterei un collirio rinfrescante per colpi di sole, colpi d'aria e quant'altro. Mi porterei un antistaminico in crema e in compresse, soprattutto se poi ci sono dei bambini che possono entrare a contatto con degli animali, tipo appunto degli insetti o degli animali urticanti. Insomma, avere sempre un antistaminico per bocca è sempre una cosa molto sana. Porterei sicuramente un prodotto per, nel caso avessimo dei problemi col cibo e con l'acqua e quindi avessimo della diarrea, che possano fermare la diarrea, quindi dell'Imodium o prodotti simili, ovviamente dei fermenti lattici che non debbano stare in frigo e da portarsi dietro. Queste sono le cose base. Mi porterei ovviamente la classica dotazione di cerotti, bende, dipende un po' dal viaggio che uno fa, se va al mare, se va in montagna, e poi due creme che io ritengo fondamentali, che porterei sempre con me, cioè una crema all'arnica che può servire per tutti i tipi di traumi e di gonfiori della pelle, e una crema alla calendula che sono fantastiche per tutti i problemi alla pelle. Ecco, direi che con questo abbiamo quasi tutto.